Allora, visto che si dice spesso che le istituzioni sono lontane dalle persone, nessuno si meravigli se due presidenti di due regioni importanti, invece si ritrovano proprio in queste ore per parlare di nuove generazioni, di potenza della cultura, della capacità di valorizzare la creatività di questa nuova generazione. Puglia e Lazio uniscono le forze per iniziare una collaborazione che ponga al centro il futuro della musica, una sinergia interregionale e culturale tra strategie e modelli di sviluppo per l'industria musicale italiana, mettendo in primo piano le Music Commission. Se ne è parlato nel corso del panel nell'ex Palazzo delle Poste, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del Lazio, Nicola Zingaretti, e gli artisti Riondino e Diodato. Nicola ha fatto delle esperienze con le Music Commission che per noi sono molto interessanti, quindi l'abbiamo invitato qui. Certo, il momento è molto particolare, però probabilmente parlare di musica potrà aiutare tutti, anche chi in questo momento deve risolvere, e mi riferisco soprattutto al Presidente della Repubblica, deve risolvere un problema davvero molto grande. Quindi è vero che oggi parleremo di musica e non diremo nient'altro, ma questo non vuol dire che siamo indifferenti a quello che sta accadendo. Eventi come il Medimex, come il concerto di Nick Cave, i Kraftwerk, gli altri anni, Placebo, trasformano l'idea che si ha di una città. Taranto non è una città a forte vocazione industriale, ma è una città a forte vocazione culturale. Siamo una città culturale, quindi noi vogliamo essere quello e lavoriamo per dimostrarlo. Ma io credo che la Puglia sia messa molto bene dal punto di vista anche proprio dell'interazione che c'è tra chi può dare una mano appunto al settore e ha la volontà di farlo, e anche proprio l'industria musicale, gli artisti, è una fucina di artisti da tanti anni ormai, e credo sia fondamentale continuare in questa direzione, provare ad amplificare appunto queste possibilità, anche per diventare esempio a livello nazionale, perché no? Lo abbiamo fatto con il cinema, credo sia arrivato il momento di farlo con forza e ancora di più con la musica. Si fa già da qualche anno, ma si può intensificare ancora di più.